Ecco un altro pomeriggio ordinario per queste due ragazze ordinarie. Wow, ma non è così ordinario. Olivia è così carina in questa foto. Mi chiedo se anche io possa venire così bene. Non dimenticare di metterti bene i capelli. Hai mai provato a fare cose normali come questa solo per scoprire che, beh, non sono così normali? Oh, appunto. Se sei come Emily, sai che a volte pensi di comportarti in modo normale e invece fai tutto il contrario. Sì, stiamo parlando della lotta quotidiana di sembrare normali contro sembrare noi stessi. Salutare amici, persone normali. Niente di più bello che prendere un caffettino con le ragazze, vero? Oh, ecco la mia migliore amica, Emily. Che bello rivederti! Per la maggior parte delle persone, salutare qualcuno in modo disinvolto è una cosa del tutto normale. Ok, abbiamo molto di cui parlare. Io... Ehi, ragazzi, come va? Oh, aspetta, vado a destra o a sinistra? Oh, scusa! Ma perché salutare qualcuno deve essere così imbarazzante? Non sai mai dove mettere le mani o il viso. Perché non posso essere una persona normale? Parlare al telefono, persone normali. Chiacchierare al telefono con il tuo migliore amico è la cosa più bella che ci sia. Ah, una bella scusa per sedermi, rilassarmi e fare due chiacchiere. Me. Hai mai ricevuto una telefonata proprio mentre stavi facendo altro? Oh, Emily, ciao, come va? Alcuni durante le chiamate si siedono e si rilassano, altri diventano un po' ansiosi. Senza neanche rendertene conto, stai camminando avanti e indietro per casa, chiacchierando distrattamente. Olivia? Ti rendi conto che hai ancora in mano quella bottiglia di latte, vero? È come se perdessi totalmente la cognizione di dove sei e chi sei. Oh, devi andare? Ok, ci vediamo domani in classe. Ah? Perché ho una bottiglia di latte in mano? Ok, sto decisamente impazzendo. Compiti, persone normali? Guarda Olivia quanto si sta impegnando. Fortunatamente per lei concentrarsi sui compiti è facile. Finisce i compiti molto prima di andare a letto. E guarda che impeccabile multitasking. Scommetto che sta mettendo tutti i puntini sulle i e che sta facendo delle T perfette e chissà che cos'altro. Qualcuno supererà di sicuro l'esame di domani. Io? Alcune persone sono dotate di quella capacità di concentrazione sul lavoro in qualsiasi momento. E poi ci sono persone così. Dal momento in cui ti siedi su quella sedia, ogni minuto che passa sembra un'eternità. Non puoi fare a meno di lasciar vagare la mente. Ehi, mi chiedo che cosa dovrei cucinarmi per cena stasera. O dovrei ordinare una pizza. Ok, questa posizione mi sta sicuramente aiutando a risolvere l'enigma. Dai, Mr. Pollo, aiutami a finire questo problema di matematica. La risposta è chiaramente meno 5, giusto? O è 7? Ok, adesso evidenzio un po' di roba. Ehi, chi ha bisogno di una sedia quando c'è il tavolo? Wow, non annusare troppo, devi ancora concentrarti, giusto? Dormire, persone normali. Oh, sono le 10 in punto, meglio andare a letto. Per la maggior parte delle persone andare a letto a un'ora ragionevole è la norma. E puoi scommettere che appena la loro testa tocca il cuscino sono subito nel mondo dei sogni. Emily si è lavata la faccia, ha messo via il telefono ed è pronta per dormire. Visto? Soltanto dopo 15 minuti è fuori gioco. Sogni d'oro, Emily. Io? Per alcune persone andare a letto è un'attività semplice, ma per altri addormentarsi non è così facile come sembra. Sono così stanca, sverrò in fretta. Ah? Che è successo? Oh, mi ero addormentata! Perché sono sveglia di nuovo? Erano passi quelli? C'è qualcuno in casa? Oddio! Forse se medito potrò calmarmi e finalmente dormire un po'. Ok, a questo punto forse dovrei pregare per addormentarmi. Dai, cervello, spegniti, così posso dormire. La mia sveglia suonerà tra sole 2 ore. Mi chiedo se dovrei provare a dormire con gli occhi aperti. No. Non funziona decisamente. Quando passano le 4 del mattino, il letto diventa il tuo peggior nemico. Perché sta succedendo proprio a me? Voglio solo dormire! No, va bene, Emily, non piangere. Alzare la mano, persone normali.
Quando sei in classe è normale che prima o poi dovrai alzare la mano. Ma non deve sembrare che hai l'ansia. Non vorrai mica che qualcuno ti confonda per il cocco del prof, vero? Ben fatto, Emily. Io? Ma perché quando sei in classe alzare la mano è così imbarazzante? Accidenti, calmati, sembra che tu stia pulendo dei vetri. Oh, tutti penseranno che sei una santarellina se alzi le braccia così. Prof, io? Per favore! Oddio, che imbarazzo. Guardare un programma TV, persone normali. Non c'è niente di più bello che rannicchiarsi nel letto con il tuo programma TV preferito dopo una lunga giornata. Si sta facendo tardi, quindi forse soltanto un episodio questa sera. Domani posso vederne un altro. Sì, sta cominciando. Ho aspettato di vedere questo episodio tutto il giorno. Oh, adoro i capelli di quella ragazza, è così carina. Ah, che sonno, forse dovrei andare a dormire. Oh, sono già le 11, dovrei assolutamente spegnere. Ottima forza di volontà, Olivia. Va bene, vado a dormire. Domani ho una giornata molto impegnativa. Notte, Olivia. Io? Ma per altre persone guardare Netflix a letto può essere molto pericoloso. Va bene, dai, vedrò soltanto un altro episodio. Mi devo alzare presto domani. E via! Questa serie è troppo avvincente, non riesco a smettere. Ehi, ti bastano quegli snack? Oh, quindi stiamo cominciando con un altro episodio, vero? Sei sicura che non ti faccia male mangiare tutto quello zucchero prima di andare a letto? Oh, guarda quanto è tardi. Farò meglio a scolarmi questa bevanda dietetica, così posso stare sveglia per un altro episodio. Cosa? Non andare lì! Oddio, questa serie mi stressa. Fammi sgranocchiare qualcosa. Ok, ho visto 6 episodi. Forse dovrei andare a dormire adesso. No, forse posso resistere per un altro episodio, giusto? Olivia è finita in un'altra serata di binge watching. Avrà bisogno di una flebo di caffeina domani. Mangiare il gelato. Mangiare il gelato è una vera delizia in una giornata calda. E per le persone normali è uno spuntino tranquillo e veloce. Ma tu non sei una persona normale. Ti piace mordere quel gelato come se fosse una lasagna. Che freddo! Però caspita, che sapore fantastico. E che saranno mai un po' di pasticci? Ecco a che servono i tovaglioli. Wow, questa roba diventa più fredda man mano che mangio, vero? Spogliarsi, persone normali. Molte persone tengono casa bella e ordinata e nell'armadio c'è sempre spazio per qualcos'altro. Ed è qui che Emily mette lo zaino quando non lo usa. Mettiamo tutto per bene. E spogliarsi dopo una lunga giornata è un po' un rituale. Ogni vestito viene trattato con cura. Non getteresti mai un maglione costoso sul pavimento, giusto? Dopotutto non sei un barbaro. Ok, sulla stampella. Wow, che ordine! Anche la cerniera viene maneggiata con cura per non creare pieghe. Bello e liscio, proprio come dovrebbe essere. E la maglietta sporca viene rapidamente sostituita con una super comoda e pulita. Molto bene! E non sogneresti mai di lasciare i tuoi vestiti sporchi come un animale. Ogni pezzo viene piegato per bene e inserito in un cassetto. Caspita, tu sì che sai come piegare i panni, Amy! Bene, se vuoi che le tue cose siano sempre belle, devi prendertene cura, non trovi? Ogni persona normale lo sa. Oop, non dimenticare quei jeans! Assicurati di piegarli nel modo giusto in modo che entrino bene in quel cassetto con altre paia. Ecco qua! Visto? Si incastrano perfettamente. Io? Ma quando arrivi a casa dopo una lunga giornata, tenersi organizzati è l'ultima cosa che ti viene voglia di fare. Ah, mi si è incastrata la testa! Devo solo togliermi questa roba! Non respiro più! Dai, vieni via! Forza! Per un attimo mi sono spaventata. A quelli come te di solito piace togliersi subito i pantaloni, fai respirare quella pancia, forza! Bene, abbiamo tolto anche le scarpe e siamo pronti. Onestamente, perché sforzarti di togliere i pantaloni quando puoi soltanto tirarli un po' giù? Per persone del genere, togliere i vestiti è la prima tappa nel percorso verso il divano. Massimo volume! Ah, ecco qui. Sai, essere me stessa tutto sommato non è per niente male. E
E a te capitano cose esilaranti come queste? Ti sei immedesimata? E secondo me magari ti immedesimi anche con queste figuracce, dai un'occhiata! Non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici un po' strambi e divertenti come te. Ed ovviamente iscriviti alla pagina YouTube 123Go, così sarai tra i primi a vedere i nostri favolosi video. Alla prossima!